Ci troviamo di fronte a una sezione molto importante del Vangelo di Giovanni, quella che va dal capitolo tredicesimo al diciassettesimo, quella che mi piace definire un lungo addio. È molto importante avere una visione d'insieme di questi capitoli proprio perché l'evangelista Giovanni gli dedica una parte assolutamente preponderante. All'interno del proprio Vangelo. E eh, cerchiamo di capire soprattutto il perché. Eh, L'ho definito un lungo addio cercando di tenere insieme il percorso che questi capitoli ci vogliono fare compiere. Innanzitutto, cominciamo con il tredicesimo capitolo, che è il capitolo della cena. È un, un capitolo molto significativo, molto ben conosciuto, diciamo soprattutto in alcune sue parti. Il capitolo quattordicesimo è il capitolo che eh, riguarda l'invio del Paraclito, mentre il capitolo quindicesimo è quello conosciuto come il capitolo della vera vite. Il capitolo sedicesimo di nuovo ci parlerà del Paraclito, ma eh, in un modo diverso, soprattutto come lo spirito della verità agirà. E il capitolo diciassettesimo... È il capitolo della grande preghiera, quella di Gesù al Padre. Ora, come vedete, questi cinque capitoli, da un certo punto di vista, eh, oltre che riverberare, eh, diciamo così, gli, i sentimenti conclusivi eh, de, di quella che è stata l'opera missionaria eh, del Gesù Giovanneo, in realtà ci mostrano eh, al loro interno una unità, cioè. In realtà è un percorso unitario, benché poi ci siano dentro delle piccole sezioni che singolarmente prese possono anche essere studiate e comprese, eh, diciamo, in se stesse. Però io la ritengo una grande unità. Intanto eh, ha per me l'immagine del mosaico, cioè questi capitoli, da 13 a 17, eh, hanno il loro valore. Globale è superiore al valore delle singole parti, benché ogni singola tessera abbia una sua particolare caratteristica e sicuramente una sua uh, specificità. Inoltre, uh, non importa mh, se dentro questi capitoli. Da un punto di vista re redazionale ehm, eh, convergano elementi eh, diciamo distanti fra loro, eh? la fine capitolo XIV per esempio riporta la citazione: alzatevi, andiamo! E poi Gesù continua a parlare. Il redattore finale eh, del Vangelo di Giovanni ce l'ha consegnato così. Comunque, come una unità, non ha tolto nessun tipo di. non ha tolto un versetto, non ne ha aggiunto altri. Quindi significa che, nonostante piccoli inciampi, quindi di carattere eh, specifico, possano farci pensare a una parcellizzazione di, 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 dei testi che qui sono riportati, il redattore lo, lo ha, li ha voluti comunque mettere tutti insieme, non farne una scelta e non portarne via nessuno, non, non mettere nessun. Un testo da un qualche altra parte del Vangelo. Questo significa che questo è veramente un lungo addio. Una cosa importante è che il testamento, questo sì, eh, cioè quindi ha il valore delle ultime parole dette dal fondatore di questa comunità, dal Cristo, eh, che sta dentro una stanza. Um, è molto bello uh, vedere che il mondo, in qualche modo, viene lasciato fuori. Gesù ha percorso per tre anni di ministero uh, tutte le, le zone della Galilea, della Samaria e le zone limitrofe. Ha predicato a Gerusalemme, si è fatto conoscere nel Tempio, ha fatto di tutto in questi tre lunghi anni di ministero, perché per Giovanni tre sono le Pasque che celebra eh, Gesù, la terza ovviamente è la sua, ma ad un certo punto si entra dentro una stanza, si entra nel capitolo tredicesimo e lì si rimane fino alla fine del capitolo diciassettesimo, quindi direi che c'è un elemento molto significativo dello stare dentro questa stanza. Una piccola annotazione di carattere proprio testuale, il discorso da, dal capitolo 13° al 17° è estremamente corposo all'interno del Vangelo, perché mh, se lo analizzassimo proprio anche da un punto di vista di materiale, eh, noi vediamo che eh, in 12 capitoli si sviluppano tre anni appunto, di attività missionaria, segni eh, e, e, e discorsi, poi ci si ferma. E Giovanni fa una lunga sospensione che, se dovessimo riportarla da un punto di vista storico, riguarda una manciata di ore, dalla scena all'arresto. Nel capitolo diciottesimo noi entreremo nel giardino del, del Getsemani. Quindi significa che ben cinque capitoli rispetto ai dodici precedenti che riguardavano tre anni, riguardano una manciata di ore. Voi capite che da un punto di vista proprio eh, di quantità eh, significante, eh, l'Evangelista ha voluto dare a questo momento questo valore così importante, e così significativo. 13-17 è sorprendente nel suo sviluppo storico, è quello che cercavo di dirvi poc'anzi, ma eh, vi faccio fare un, insomma, un passaggio ulteriore. Se questa manciata di ore riverberano questo testamento, significa che è veramente sorprendente lo sviluppo proprio della storia di Gesù, o meglio, la comunità post-pasquale, la comunità giovanea che vive dopo la Pasqua, ehm, stabilisce, sottolinea, eh, tramanda, testimonia eh, la straordinaria importanza di queste poche ore. Da un punto di vista storico queste poche ore diventano così tanto significative da meritare questa grande attenzione da parte del lettore, che non dimentichiamolo mai, il Vangelo di Giovanni è stato scritto eh, perché credendo il discepolo abbia la vita eterna. Giovanni 13:17 è un segno. Quello dell'istruzione ai discepoli. Mi sono permessa di sottolineare eh, questa come, eh, una, come posso dire, una visione strettamente personale, della quale ovviamente eh, mi assumo la semplice responsabilità. Eh, cioè, io trovo che questa unità di istruttiva per i discepoli che stanno dentro la stanza, appunto, in realtà sia un segno, un segno anomalo. È un discorso che però contiene al suo interno segni precisi, si apre con un segno che va compreso e finisce poi con la preghiera. Inoltre, anche questa è una, una cosa che è totalmente, diciamo, personale, ma trae spunto da un'inclusione letteraria del capito, dei capitoli che stiamo per leggere. Il capitolo tredicesimo si apre, eh, prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Quindi il tredicesimo capitolo inizia con un gesto d'amore da parte di Gesù, annotato in questa maniera dall'Evangelista e il capitolo diciassettesimo si conclude Io ho fatto conoscere loro il tuo nome, lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Quindi i capitoli da 13 a 17 iniziano e terminano con un riferimento chiaro ed esplicito eh, all'amore cristiano che poi è l'amore di Gesù. Eh, e quindi insomma credo che sia eh, si possa dire senza uscire troppo fuori dal, da quelle che sono le, le consuetudini di questi capitoli che i capitoli da 13 a 17 siano una lunga catechesi un lungo insegnamento sull'amore cristiano cominciamo a vederli nel dettaglio ma prima di partire vi lascio con una suggestione questo segno dell'amore cristiano prepara e prelude all'ultimo segno del Vangelo di Giovanni che ovviamente sarà la croce, la sua consegna nella croce. Non, non perdiamo di vista lo sviluppo appunto di, di dove vogliono condurre poi eh, questi testi. A comprendere appunto l'ultimo segno, quello che dai capitolo diciottesimo al capitolo ventesimo riguarderà appunto la consegna di Gesù, la sua morte e la resurrezione. Capitolo tredicesimo ne diamo una scorsa, eh, diciamo così, abbastanza veloce. Eh, siamo durante una cena eh, e si parte con una consapevolezza. Gesù si eh, presenta all'interno, all'inizio di questo capitolo, come fondamentalmente il plenipotenziario di Dio. Ha eh, tutto eh, nelle mani date dal Padre e sa che è giunta la sua ora finale. Quindi, c'è tutta la gravità di questa consapevolezza. Siamo durante la cena, la logica è simposiale, non è eh, una logica della, di cena pasquale ebraica, perché il gesto che Gesù compie eh, è un gesto anomalo eh, dal punto di vista rituale ebraico, dove appunto il lavarsi le mani, i piedi o quant'altro è, è, diciamo così, prerogativa dell'inizio della cena. Cioè, sono riti che si fanno prima di sedere a tavola. Quindi, dentro questo testo c'è certamente una logica diversa e eh, Gesù eh, si mostra come il padrone di casa. Bene, questo, eh, il rito della lavanda dei piedi, avviene eh, nel silenzio. Anche questa è una cosa importante. Abbiamo cinque capitoli di parole di Gesù, tranne... Questi versetti dove eh, Gesù non parla, ma compie un gesto appunto rituale e simbolico. Dopodiché noi abbiamo nei versetti da 6 a 11 il dialogo con Pietro che eh, costitutivamente, come sempre fa eh, Giovanni, serve per poter spiegare meglio quello che viene fatto e Gesù compie poi la sua spiegazione eh, precisa nei versetti da 12 a 15. Eh, Chiude col versetto 15: vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Bene, allora, che cosa ha fatto lui particolarmente? Lui ha dato un accesso di conoscenza a quella che è eh, la sua logica perché i discepoli possano compiere alla stessa maniera. Questa è una tipica eh, diciamo logica giovannea. La conoscenza dell'inviato. Non è una conoscenza teorica che si apprende semplicemente con, con una conoscenza intellettiva, ma è una esperienza. Non è una illuminazione, diciamo così, riservata a pochi, non è una, un tramandare dottrine che per i più sarebbero state incomprensibili, ma è fare una esperienza precisa che ti porterà poi ad agire in un modo preciso. Chi fa questa esperienza agisce così. E che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa importante perché ha elevato il servo al rango del padrone. La logica simposiale prevedeva che il padrone di casa lavasse durante la cena i piedi al suo ospite per farlo come lui. Uh, a volte c'era un servo preposto, altre volte ci poteva essere la moglie del padrone di casa che aveva questo privilegio, era un segno di benevolenza che portava l'ospite esattamente al rango del padrone. Bene, a questo punto avete capito che cosa voglio dirvi, come vorrei che leggeste il capitolo tredicesimo. Uh, più che essere l'abbassamento di Gesù verso l'umanità è il rendere possibile all'umanità, in questo caso dei discepoli, di salire e capire eh, fino in fondo il proprio maestro. Diventerà quindi vicendevole l'amore fraterno diventerà un segno distintivo del discepolato. Eh, una cosa interessante è che appunto nella, al versetto 34 vi do un comandamento nuovo nel testo greco eh, è conservata una finale affinché vi amiate gli uni gli altri vedremo poi qual è questo comandamento che Gesù esplicita in maniera precisa eh, nel capitolo poi 14 eh, il capitolo 14 l'ho definito il capitolo della fede Uh, come mai oh, mi sono presa questa licenza poetica, perché i comandi uh, che vengono dati in questo caso precisi, cioè utilizzando proprio gli imperativi, sono legati all'avere fede, cioè al credere. Uh, inizia con non sia turbato il vostro cuore, credete in Dio, credete in me. Quindi questo è l'origine uh, diciamo, dell'amore, cioè l'amore scaturisce dalla fede. La fede è il primo passaggio, il compito che viene affidato ai eh, discepoli. Come si fa? Si fa attraverso di lui. Ecco il versetto 6. Io sono la via, la verità e la vita. Non vi, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ecco, credere in lui è l'accesso, la via, la strada per poter arrivare al Padre. Ovviamente... Che, come, come il discepolo può vivere questo? Conservando i suoi comandi. Se conserverà, se custodirà i comandi come una cosa preziosa, i comandi in ordine alla fede, quello significherà che lo ama. È una cosa molto bella perché i comandi eh, in ordine alla fede sono funzionali a sviluppare nel discepolo l'amore per il Maestro. Uh, il versetto 15, se mi amate conserverete, custodirete i miei comandamenti e procede il testo e io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito che rimanga con voi per sempre, l'altro paraclito, quello che, che, che verrà inviato dopo, uh, dopo la, la fine della sua presenza fisica, ovviamente sta parlando dello Spirito Santo. Um, la cosa interessante è che la comunità che lo scrive lo ha già ricevuto, cioè la comunità che scrive questo Vangelo ci dà testimonianza di una preghiera esaudita da parte eh, del Padre perché eh, ha già vissuto appunto la Pentecoste, chiaramente. Un'altra cosa interessante è il versetto 23: Se uno mi ama, osserverà la mia parola e di nuovo, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Quindi osservare i comandi in ordine alla fede, osservare la sua parola, molto 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 interessante. Come si fa? Eh, si fa co come, come in un cammino, in un percorso. Ovviamente eh, Gesù sa che il, la tribolazione arriverà, ecco quindi... Ehm, L'invio, diciamo così, l'opera importantissima del Paraclito che il Padre manderà, insegnerà ogni cosa, ricorderà quello che lui ha detto. Quindi eh, il Paraclito in qualche modo è, è, funzionerà da colui che, che assisterà nel eh, insegnare ogni cosa, quindi insegnare le parole, portare a perfetta comprensione quello che è stato detto e ricordare anche le parole che sono state dette prima. Eh? Eh, il capitolo eh, si, si, si sviluppa poi con l'invio della pace, non come la dà il mondo, io la do a voi, quindi eh, la, diciamo che la manifestazione in chi lo ama non è una manifestazione simile a quella che si ha. Appunto nel mondo. Molto interessante eh, il finire del capitolo: l'annuncio eh, dell'arrivo del principe del mondo eh, con una garanzia, non può nulla contro Gesù. Eh, credo che sia importante questo versetto perché ci prepara e preludio poi a come verrà raccontata e narrata la Passione dall'Evangelista Giovanni. Il capitolo quindicesimo è un capitolo molto conosciuto ed è il capitolo che si apre con la grande similitudine, della, o meglio, più che similitudine, l'identificazione di Gesù con la vita vera e il Padre mio come l'agricoltore. Io l'ho definito il capitolo della comunione perché nel capitolo quindicesimo ci spiega come si esplicherà questo rapporto che originato dalla fede, produce un amore verso eh, Gesù, mh, che quindi mh, produrrà l'invio dello Spirito e mh, costituirà il principio comunionale tra il discepolo e Gesù. La purificazione del discepolo, ovviamente, è operata attraverso la parola. Il versetto 3, voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. L'annuncio della parola e l'accoglienza, quindi l'osservanza della parola, è uno strumento di purificazione per il discepolo. Ehm, senza di lui non si può fare nulla. Non c'è un'altra un strada, non ci sono cose da fare o riti da compiere, ma la purificazione avviene proprio attraverso la parola. Uh, I due frutti, uh, che so, cioè i due, le due conseguenze di questo che porteranno quindi la gloria del Padre, è da un lato portare frutto e dall'altra parte diventare discepoli. È molto interessante questo perché siamo al quindicesimo capitolo e Gesù quasi sembra ricordare ai Suoi discepoli, quelli che stanno con Lui dentro la sua stanza, che ancora non hanno compiuto perfettamente tutto il loro cammino e in parte probabilmente è sicuramente così avranno poi bisogno di passare attraverso la croce. La questione dell'amicizia che viene esplicitata nel capitolo in questo capitolo al versetto quindicesimo non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho dito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi è l'esplicazione appunto di quello che vi dicevo riguardo al capitolo tredicesimo: c'è questa elevazione dei discepoli che diventano amici in maniera, mi verrebbe di dire, sapienziale, cioè introdotti a, a, attraverso la parola a godere appunto di, questo, di questa relazione particolare. Dal 18 al 25 si apre un, una discussione particolare che è quella del tema dell'odio del mondo. Eh, Gesù non la pone come condizione eventuale ma la dà come condizione eh, certa, se il mondo vi odia, prima di voi ha odiato me, cioè la comunione del discepolo con Gesù e con il Padre in questo caso è perfetta, l'identificazione è completa, Al dentro i discepoli cristiani nel mondo eh, si fa la stessa esperienza che Gesù stesso ha fatto su di sé e quelli che non hanno riconosciuto in lui l'inviato è perché non hanno eh, amato il Padre. Eh, ehm, chi odia me odia anche il Padre mio e ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Eh? Quindi Gesù emette un giudizio eh, chiaro sul tema dell'odio del mondo. Interessante è questo altro annuncio del Paraclito dai versetti 26-27, dice quando verrà il Paraclito che io vi manderò e in questo caso questo annuncio del Paraclito è ancora più autorevole, lo spirito della verità, egli darà testimonianza di me. Cioè lo spirito in qualche modo attesterà la il valore definitivo di questo giudizio sull'odio del mondo. Il capitolo sedicesimo che si apre è un capitolo che ci esplica appunto mh, come avverrà in qualche modo eh, la vita cristiana della comunità. È molto interessante perché quello che dice dice delle cose estremamente... Crude che tra le altre cose la comunità giovannea eh, ha già sperimentato prima di avere scritto questo testo, cioè dell'essere cacciati fuori dalle sinagoghe. Ma la cosa più, più truce, più cru, insomma truculenta, è l'essere uccisi per rendere culto a Dio, il termine che proprio viene utilizzato no? di questo rendere culto eh, vuol dire proprio fare l'offerta migliore, cioè l'uccisione. Del credente in Cristo verrà ritenuta l'offerta perfetta a Dio e noi sappiamo che le, la comunità cristiana giovannea già aveva vissuto e visto eh, il martirio eh, di, molte, di, di, di molti. Abbiamo il terzo annuncio del Paraclito. Questo terzo annuncio è, è un annuncio molto preciso, ehm, perché eh, quando il versetto 8 Uh, è lapidario quando sarà avvenuto dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato alla giustizia e al giudizio queste tre fasi uh, di colpa che viene data appunto rispetto al mondo sono definitive lo spirito che uh, è lo spirito della verità uh, agirà così dimostrerà la colpa definitiva al versetto 11 Um, uh, noi abbiamo una parola uh, di grandissima speranza il giudizio sul principe di questo mondo è già emesso uh, ed egli è già condannato quindi sta per arrivare la passione ma uh, Gesù ne dà in qualche modo già uh, la chiave di lettura il versetto tredicesimo di nuovo Uh, un versetto legato a come agirà lo spirito della verità che fungerà in qualche modo da guida molto interessante perché qui ha un riferimento specifico sul, sulla modalità con la quale lo spirito agirà cioè uh, perché, uh, con la parola perché non parlerà da se stesso ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future in qualche modo sarà uno spirito di parola eh? Uh, Gesù poi qui utilizza una metafora molto bella, uh, che è femminile, è la metafora del parto. Ed è eh, e parla appunto della gestazione. Che a questo punto, però, qui è riferita proprio alla comunità eh, a loro che stavano nella tribolazione, ma che dopo sarebbero stati nella gioia. Gli parla già della Pasqua. Dice: Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo. Il vostro cuore si rallegrerà, nessuno potrà togliervi la vostra gioia. E siamo al versetto 22, vi ho fatto il riferimento. Con la stessa immagine che Apocalisse 12 utilizzerà nella figura grande del parto della donna, così capite bene come questo parto generato nella sofferenza è in realtà la generazione stessa della Chiesa, che passa attraverso la croce e quindi la, la sofferenza, ma poi eh, il principe del mondo qui e il drago là vengono sconfitti. Il tema dell'amore del padre del versetto 27 è veramente incredibile, c'è un'escalation di relazione dove il discepolo è introdotto direttamente all'amore del padre perché il discepolo ama Gesù. Siamo all'interno di questa relazione perfetta. Eh, il versetto 32 con il quale si chiude... Eh, come, con il quale sta per chiudersi questo capitolo, eh, è di grande consolazione eh, e ci ha, prepara come sarà raccontata la passione. Il eh, Gesù Giovanneo non si scoraggia, non ha preghiere nell'orto del Getsemani, eh, qui viene anticipato come eh, vivrà eh, la, la sua stessa passione, non nella solitudine, dice. Vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo, ma io non sono solo, il Padre è con me. Il capitolo si chiude con una frase incredibile che possiamo leggere anche in questi tempi sicuramente di grande difficoltà. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me, nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Ci introduciamo così nel capitolo diciassettesimo che ho definito il capitolo della custodia. Mm, Gesù eh, prega il padre, è una lunga preghiera eh, che Gesù compie a, a Dio e lo chiama sempre padre, anche in questo caso, eh, perché... Eh, il padre glorifichi, ma poi soprattutto gli chiede eh, che appunto custodiscano la tua parola, lui custodisca loro, lui gli custodisca dal maligno. La, al versetto 3 c'è la bellissima definizione della vita eterna secondo l'Evangelista Giovanni eh, e l'ho sempre trovata estremamente atipica. Questa è la vita eterna: che conoscano te l'unico vero Dio e colui che ha mandato Gesù Cristo. Quindi la vita eterna è dilatata nella conoscenza e quindi nell'accoglienza di Dio eh, mediante appunto la conoscenza del suo inviato, cioè Gesù Cristo. Per Giovanni, la vita eterna inizia nel momento in cui eh, si aderisce alla fede eh, nel, nell'inviato, cioè in Cristo Gesù. Queste sono le modalità con le quali eh, Gesù esplica la sua preghiera, lo chiama Padre prima Santo, dopo Santo lo chiamerà Padre giusto. E mi soffermo soltanto a questa richiesta particolare perché eh, Gesù associa eh, il, i propri discepoli eh, al Padre eh, donando l'ultima cosa eh, che lui aveva di speciale con il Padre, cioè eh, l'amore che lo legava al Padre. Eh? Uh, il processo diventa completo. A questo punto si capisce bene conservare la parola, la parola è verità, si, si crede in Lui mediante la loro parola. Quindi il discepolo che ha fatto tutto il percorso e che ha raggiunto questa assimilazione con il Maestro, diviene nel mondo l'annunciatore di quella parola. Ecco, direi che questa è una visione della Chiesa estremamente fedele a quella che è eh, l'idea giovannea. Uh, un ultimo accenno uh, lo vorrei fare proprio sull'ultima parte di questo capitolo, la giustizia di Gesù in Giovanni. Uh, dalla conoscenza del nome di Dio i discepoli abbiano lo stesso amore che lega il Figlio al Padre. Eh, padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato e io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi, ha, mi hai amato sia in essi e io in loro. Eh, con queste parole con le quali si chiude la sezione, eh, diciamo, del, del lungo addio che abbiamo cercato di ripercorrere in questo tempo insieme: eh, il discepolo è pronto ed è preparato per affrontare il racconto della, della passione. Eh, certo eh, di quelli che sono i punti che abbiamo visto fin qua. Ora a la chiave di accesso mediante la fede nell'inviato che ha prodotto in lui un amore tale per cui eh, ora gode eh, dentro di sé eh, dello stesso amore che ha legato il, il figlio al padre per effetto appunto della preghiera eh, che Gesù ha compiuto eh, nel capitolo diciassettesimo.